A me non mi fregate. Io vivo bene, benissimo. Come faccio? Sono single. Single di tutto il mondo, unitevi! Il giorno dopo la festa che celebra gli innamorati, arriva San Faustino, la giornata per celebrare i cuori solitari che colgono l'occasione per prendersi una rivincita sull'amore e festeggiare. Fioccano le proposte sul web e non solo. Il portale trivago.it ha stilato la classifica delle 5 località più indicate per chi ama viaggiare da solo. Tra di esse si piazza anche il primo albergo d'Europa per single, l'austriaco Aviva Single Resort & Spa. La Coldiretti suggerisce invece il menù della giornata per i non accoppiati. Le pietanze afrodisiache di ieri lasciano il posto cibi naturali e leggeri, come pasta con broccoletti e, per secondo, verze ripiene di carne. La tendenza del 2012 prevede che San Faustino non sia solo il protettore dei single, ma anche degli eterni infedeli. Nei giorni scorsi, il sito incontriextraconiugali.com ha consigliato di dedicare il 14 febbraio all'amore ufficiale e il 15 all'eventuale amore clandestino, in modo da non scontentare proprio nessuno. A Palermo si solleva la protesta delle anime solitarie. I Single Bells, un gruppo nato su Facebook, hanno detto basta alle sdolcinatezze di San Valentino, prenotando tavoli e ristoranti nel giorno dedicato alle coppiette, che così hanno brindato in compagnia. E dopo tutto, si sa, i single hanno un ottimo modello a cui ispirarsi. Ma d'altra parte anche Dio era un single, o no?